progetto Stazioni del Territorio è stato presentato alla stazione di Popoli Vittorito, nato con l'obiettivo di trasformare le stazioni dei piccoli centri in spazi multiservizi per i cittadini, presenza di medici soprattutto per la prevenzione, assistenza psicologica, farmacia, altri servizi come wifi gratuito, insomma la stazione vive ed è uno sprone per il rilancio delle aree interne. All'evento di oggi hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Popoli Terme Moriondo Santoro, Pierluca Dello Russo, direttore lavori direzione stazione RFI, e i medici dei laboratori. In collegamento poi dall'auditorium di Villa Patrizia a Roma, sede centrale del gruppo FS Italiane, gli interventi di Matteo Salvini, tra gli altri vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Popoli Terme un po' capofila del progetto che riguarda 20 stazioni tra il cratere e non del centro Italia. È stato un lavoro svolto d'intesa con gli enti locali, con l'amministrazione, con le sovrintendenze, teso a, diciamo, a recuperare questi fabbricati che nel corso degli anni avevano un po' perso il loro utilizzo, la loro funzione primaria, e l'abbiamo recuperata sia esteticamente facendo un lavoro di restauro del fabbricato, sia funzionalmente intervenendo sugli spazi non più ad uso tecnico, e diciamo li abbiamo ridestinati ad un uso diverso destinato alla popolazione di Popoli. Quali servizi si possono trovare qui? Qui oggi la popolazione può trovare, diciamo, degli studi medici, un centro antiviolenza, una parafarmacia, ma anche un punto di coworking con wifi di stazione e anche un Amazon Locker destinato alla cittadinanza. Soddisfatto il sindaco di Popoli Terme sia per il boom della stazione termale che per questa rinascita della stazione ferroviaria che tra l'altro collegherà la struttura alle terme. Offrire servizi per noi comuni, soprattutto dell'entroterra, diventa fondamentale per combattere lo spopolamento. Quindi significa che il progetto Popoli Terme sta funzionando, significa che Popoli Terme è diventato più attrattivo. Per le terme abbiamo numeri che non ci aspettavamo, quindi abbiamo numeri importanti, si parla che nell'ultimo anno hanno fatto circa 180.000 prestazioni, quindi sono numeri inaspettati. In videoconferenza ai vertici di FS, il commissario per la ricostruzione Castelli, il vice premier Salvini, il quale si è detto soddisfatto di questa iniziativa perché, aggiunge, non bisogna pensare solo alle grandi opere, ma allora è fondamentale ricordarsi anche e investire anche per quello 80% di utenti ferroviari che sono i pendolari del proprio comune, quindi ringrazio chi ha ancora lo spirito, la voglia e l'entusiasmo di farlo. Quello di oggi, prosegue Salvini, è un bellissimo esempio di presenza sul territorio. È fondamentale essere nei piccoli centri.